Ciao fans, siamo Ciao fans! qua oggi in soggiorno perché Quadlock ci ha mandato in omaggio tutti questi prodotti e quindi noi abbiamo deciso giustamente di fare la recensione, perciò adesso tiriamo giù tutta la roba dal tavolo e cosa facciamo Luna? Spieghiamo cosa La sono. recensione? Bene, rieccoci. Prima di iniziare questa recensione, Luna, cosa devono fare? Cioè, cosa abbiamo su adesso in questo momento? Cioè, a parte le mutande che non si vedono. Abbiamo il nostro merchandising ufficiale, quindi andate su Tube Shop Italia e cercate The Moonriders. Quindi adesso cosa compare? Il banner. E dov'è il link per andare nello shop? In descrizione. A cosa? Al video. Perfetto. Vedi, un po' alla volta ti ho istruito bene. Quindi dopo questa premessa, come vi abbiamo detto, siamo qua oggi per fare la recensione a Quadlock, che per chi non lo sapesse produce supporti per telefono da mettere in moto, in macchina, anche sul braccio se si va a fare running. Tu lo sapevi? Ma Eh sì, vedi qua, ce n'è solo uno che studia e quindi la custodia è sempre quella, ma fanno vari supporti per fissarli in posti diversi. Quindi c'è il supporto tipo da mettere sul vetro della macchina, tipo a ventosa, c'è la fascia da braccio, quindi c'è l'aggancio sul braccio. bestia. Hanno fatto anche il coso con la ricarica wireless che tu colleghi quello alla batteria della moto o all'USB della macchina e quando agganci il telefono, se c'ha, ovviamente se ha la ricarica wireless, perché se non ce l'ha non funziona, tu lo agganci e si ricarica. Lo Capito? sapevi? No. E vi ricordiamo tra l'altro che hanno creato un codice sconto del 10% brandizzato per noi, quindi se andate a comprare sul sito Quadlock, comunque nella descrizione del video c'è il codice sconto, come si chiama. Mettete Demon Riders 10 e avrete il 10% di sconto. Questo l'ho chiesto io, hai visto come sono bravo? Bravo, efficientissimo Buzzini. Ho scritto proprio qua, non è che ci create un codice sconto per i fans e loro l'hanno creato. Adesso è del 10, magari sai, 10, diventa 20, 10, 30, 100, 100 100. non credo, però si sa mai, magari col tempo. Bene, quindi è importante dirvi che ci hanno mangiato di tutte queste cose, ma non per questo. Sarà una recensione come quelle che ci sono sui canali motociclistici, dove siccome fanno provare le moto alle persone, devono dire solo cose belle perché altrimenti poi non gliele fanno più provare. Siccome qua siamo imparziali, diremo sia le cose belle che quelle brutte, perché cioè, come tutto c'è il bello e il brutto, non è che c'è solo il bello perché ah, ce le ha regalate, allora dobbiamo leccargli il c***o. No, non funziona così, altrimenti che recensione sarebbe? E non si dice culo però, eh. Me lo bipperò. Ah, ok. Sarebbe una marchetta e qua di marchette non ne facciamo, almeno io non le faccio, tu Luna? Sarebbe redditizio, però per adesso non le facciamo. Noi facciamo. Quindi all'inizio avete visto tutte le cose che ci hanno mandato e ve le riepiloghiamo. Ci hanno mandato due supporti per manubrio. I supporti per manubrio sono fondamentalmente di due tipi. Uno che è quello che si aggancia se hai una moto super sportiva. Con i semimanubri è un casino e quindi si aggancia nel canotto di sterzo, così rimane già centrato rispetto allo sterzo. E poi ci sono questi che si agganciano proprio al manubrio vero e proprio, come quasi tutti i supporti per telefono. Quindi in base al tipo di moto che avete, selezionate il supporto giusto, che se poi vi arriva la roba sbagliata non è che è colpa nostra. Quindi vi avvisiamo, ci sono due tipi, sceglietelo giusto. E poi ovviamente dentro quello da manubrio ci sono tutte le varie riduzioni nel caso in cui il fissaggio sia troppo largo, ci sono le varie riduzioni, quindi in realtà potete metterlo ad esempio anche sull'asta dello specchietto che è molto stretta, ho visto gente sulla Vespa che l'ha messo sullo specchietto, sinceramente io non lo farei mai, però si può fare anche così, quindi dentro la scatola poi ci sono tutte le riduzioni. Quindi facciamo vedere cosa c'è dentro la scatola, in realtà uno dei due l'abbiamo già montato sulla mia MT nuova. Quindi adesso apriamo l'altro e facciamo vedere cosa c'è dentro. Sì, ma sta vicino ma non apri, eh. Ci sono gli adesivi Eat, Sleep, Ride. Slip. Sleep, dormire, non sleep le mutande. C'è già la chiavetta che va bene per la sua brugolina qua, così almeno non dovete, se non avete le chiavi, tu ce le hai le chiavi. Di casa, sì. Appunto.
C'è questo che è il supporto vero e proprio dove si aggancia il telefono. Ma scusa, ma ci sono le istruzioni? Certo che ci sono le istruzioni. Se come Luna avesse difficoltà a comprendere la materia, ci sono anche le istruzioni con tanto di figure. E sono anche molto grandi, quindi anche se siete un po' ciecati le vedete bene. No, importante, è importante avere le figure. Eh no, certo, guarda, cioè vedi, ti dice proprio tutto quello che c'è da sapere. Sono anche in bianco e nero perché potete anche colorarle. Quindi stanno dicendo che c'è questo che è quello che va sul manubrio. Poi nel caso in cui questo sia troppo grande, in realtà c'è già dentro una riduzione. C'è la riduzione più, cioè più piccola, quindi se avete un manubrio più grande. O c'è la riduzione più grande nel caso in cui aveste un manubrio molto piccolo. Quindi in realtà questo addirittura va bene sulla Graziella, secondo me. Lo snodo si può togliere, io sull'MT l'ho tolto. A cosa serve lo snodo? Lo snodo serve se lo mettete lateralmente rispetto al centro del manubrio, quindi avete la piastra di sterzo che magari è in mezzo, come sul Duke 390 ad esempio, la piastra è in mezzo, non si riesce a mettere il supporto in centro e magari avere il telefono di lato vi dà fastidio. Tipo a me dà fastidio, voglio averlo in centro perfetto. Ok, quindi verrebbe così. Questo ti rimane a sinistra del manubrio. Lo snodo ti porta il telefono in centro e tu agganci il telefono qua, così è il telefono in centro rispetto al manubrio. Wow! Hai visto? Poi, dopo aver fatto vedere questo, vi facciamo vedere la cosa fondamentale che hanno inserito nello shop e compratela perché se avete un telefono nuovo è fondamentale per evitare di rovinarlo. E mi riferisco a questi che sono gli smorzatori di vibrazione. Luna, sai cos'è uno smorzatore di vibrazione? Certo, è quello che non fa vibrare il telefono. Beh, non fa vibrare, vabbè, lo fa vibrare di meno. Attenua le vibrazioni che arrivano da dove? Dalla strada. E dove vanno dalla strada? Al telefono. Sì, beh, passano dalle sospensioni, passano dal manubrio e poi vanno al telefono. Okay. E questo al telefono? Non fa bene. Esatto. Vi facciamo vedere cosa c'è nella scatola. Tra l'altro hanno fatto queste aperture che tu basta che tiri la linguetta. Innovative. E si apre così, sì sì, è un'apertura semplificata. Dovete togliere questo, cioè dovete togliere il pezzo finale e lo smorzatore di vibrazione va qua. Una volta messo lo smorzatore di vibrazione si rimette sopra questo, ritirate la vite e questo è il risultato finito. Vuoi guardarlo anche tu? Ma questo cosa serve? Quello serve a sganciare il telefono una volta che l'hai agganciato. Wow. Ma sono gommini? Sono gommini che appunto smorzano le vibrazioni. Ah. Se tu guardi, vedi che ondeggiano. Cioè, se tu fai pressione, vedi che si schiacciano. Sì. Quindi così smorza le vibrazioni. Comprate il pezzo per smorzare le vibrazioni perché è molto importante e poi vi spieghiamo perché. Poi ci hanno mandato a casa le due cover per i telefoni che abbiamo noi. La cover è così. Questo è il foro dove si aggancia il telefono nel supporto. Quindi una volta che fa clack è fissato, vedete? Hai visto? Bello! Poi tu mi chiedevi a cosa serve la leva, tu vedi che adesso che è agganciato non va da nessuna parte. Se tu tiri in giù la leva, fai così, sganci il telefono. Cioè è una sicurezza questa, capito? Che efficienza! Pazzesco! E poi ci hanno mandato i poncho, che in realtà non sapevo neanche che esistessero. I poncho? Sai cosa sono? Ma non quello che ha Glibetti nel film, spero. Puoi uscire, per favore. Ah, perché era veramente scemo. No, praticamente ci sono alcuni telefoni che ovviamente non sono impermeabili e tipo il 6S Plus non è impermeabile. Ma va? No, Luna, cioè se piovigina vabbè lo puoi tenere, se c'è il diluvio universale a secchiate non è impermeabile. Quindi questo serve se tu hai un telefono impermeabile, è tipo una mutanda che metti sopra il telefono quando piove, così non si bagna. Una mutanda mi sembra un po' brutto da dire. Ma era per spiegare in modo semplicistico. Cioè mutanda. Cioè praticamente è così, trasparente. Sì, ma tu dove... scusa, cioè l'ignorante. Ah, perché tu lo agganci sopra. Questo è il telefono, questo è il poncho. E quindi tu alla fine hai impermeabilizzato l'iPhone. C'è anche il foro qua perché c'è lo sblocco col tasto. Vediamo se funziona. Funziona anche lo sblocco col tasto, pazzesco. Comunque è pazzesco che funziona lo sblocco anche con sopra la plastica. E così tu puoi tenere il tuo telefono non impermeabile anche mentre piove. Che idee geniali. No, seriamente, pensa se ce l'avevi su, tipo inizia a diluviare, non sai la strada, cosa fai? Lo togli, come quando inizia a piovere che abbia le Sony, le togli, proprio non registri. Sì. Però non registrare è un problema minore a non saper la strada, che sei lì, in mezzo al diluvio,
con un telefono che non puoi tenere perché piove, quindi piove, non sai la strada, non puoi tenere il navigatore, cioè, pensa che merda. Muori. Beh, oddio, magari, sì, beh, oddio. Potrebbe essere l'inizio di un film di CSI. Comunque mi è capitato di tornare dall'ufficio una volta con tutti i fulmini che cadevano nei campi a fianco all'autostrada, diluvio, eh. Fa paura, eh. Quindi potrebbe essere che muori. Prendi un fulmine, si sa mai. E muori. Poi, dato che in realtà il 6S Plus che avete visto nelle riprese che abbiamo fatto vedere adesso non funzionava, che è il motivo per cui avevo preso l'11 Pro Max. Nel mentre avevo un 4S e ho detto, vabbè, sistemo quello, gli cambio la batteria e uso quello come navigatore. Però il problema del 4S è che il monitor è microscopico. Quindi in realtà, se voi andate nel sito di Quadlock, ci sono la lista di tutti i telefoni per cui esistono le cover già fatte. Ma se voi avete un telefono che non è in quella lista, cosa fate? Cosa fanno? E comprate questo bellissimo supporto universale. Quindi c'è questo supporto universale che in realtà si fissa con il biadesivo su qualunque cover di qualunque telefono. Quindi se avete un telefono che non c'è in quella lista, sappiate che comunque c'è un supporto universale che va bene per tutti i telefoni. E questa è una cosa importante, perché magari uno vede ci sono tutti gli iPhone più recenti, ci sono tutti i Samsung più recenti, magari un telefono un po', che non so, 3-4 anni non c'è la cover e dice non posso comprarlo. No, potete comprarlo, solo che dovete prendere l'adattatore universale. Quindi spiegate queste cose su Quadlock. Vi diciamo che il prodotto è molto buono, nel senso che l'ho già usato sulla mia MT-09 e l'ho provato con il 6S appunto. Si vede molto bene, nel senso che anche se c'è l'antivibrazione, che ovviamente il telefono vibra per... cioè il telefono si muove per assorbire le vibrazioni, cioè meglio, tutto il sistema fa muovere il telefono per non fargli prendere le vibrazioni. Comunque si vede molto bene, non si sgancia neanche se provate a sganciarlo a forza, e soprattutto, cioè, sembra una roba fatta veramente bene, il che va a giustificare il prezzo, che comunque non è basso, perché il prezzo non è basso. Cioè, in tanti fans ci hanno chiesto, potete fare la recensione, visto che il prezzo non è basso, prima di fare l'acquisto vorremmo essere sicuri di quello che andiamo ad acquistare. E quindi noi stiamo facendo la recensione. Adesso ripercorriamo la storia dei nostri supporti per il telefono che abbiamo avuto sulla moto, prima di scendere in cantina e farvi vedere come si monta sulla moto. Cioè, in realtà è un attimo, però vi facciamo vedere almeno una volta che è su, com'è sulla moto. E lo facciamo vedere sia sulla 09 sia sul 390. Sai, visto che viene su in due modi diversi, alla fine li facciamo vedere tutti e due. Visto. Allora, avevamo iniziato con questo, che è così. Qual è il punto di questo coso? A parte che, vabbè, nel senso, cioè, si vede che è plastica un po' così, diciamo. Viene venduto come impermeabile. In realtà, oddio, se dovesse piovere forte, non lo so. Il punto debole di questo coso, al di là del fatto che, cioè, da vedere sulla moto... è inguardabile. È orribile questo coso da vedere sulla moto, e ve lo dico perché l'abbiamo tenuto per un anno e mezzo circa. Ha un aggancio, cioè, un po' così, e cioè, non c'è un vero e proprio sistema di sicurezza. Quindi, cioè, fai così, fa clack, poi però il problema è che, cioè, vedete quanto gioco ha, come si muove. Quindi qual era il problema di questo affare comprato su AliExpress, tipo, boh, 6-7 euro, non mi ricordo, comunque costava veramente poco. Il problema, se ci seguite dall'inizio, cioè dal 2018 quando abbiamo iniziato a fare i video, è che per due volte mi si è staccato con dentro il telefono mentre lo stavo usando come navigatore. Tra l'altro la prima volta mi è andata bene e adesso vi faccio vedere il video di cosa è successo. Flashback. Cazzo, amore, ma il telefono mi è caduto. Guarda, guarda dove si è fermato. Si è fermato lì sotto. Ho passato lo sguardo per vedere la strada, non l'ho visto più. Ma è presente il panico. End of flashback. Perché, come avete visto, quando si è sganciato dal manubrio, è finito tra il serbatoio e le forcelle e si è incastrato lì. Quindi io non mi sono neanche accorto di averlo perso appena si è sganciato. Me ne sono accorto dopo un po' che ho abbassato lo sguardo e non c'era più. E no, comunque, cazzo, stai andando in moto, abbassi lo sguardo e non c'è più il telefono, ti prendi un po' male, eh. Piastante. No, più che altro, cioè, pensate se si fosse sganciato tipo chilometri prima e non c'è più, poi cosa fai? E t'attacchi. T'attacchi, sì. Quindi il problema di questo affare era che l'aggancio faceva veramente pena, quello finale per tenere il telefono, e la prima volta non è successo niente. La seconda volta mi si è sganciato,
è finito tra la forcella e il serbatoio. Il problema è che quando sono arrivato al tornante, e adesso vedete cosa è successo. Flashback. Porca troia. Quello era il mio iPhone che ha deciso di abbandonarmi. Molto bene. Adesso ci rimettiamo in moto. Per fortuna al telefono non è successo nulla. Mi sono cagato sotto quando ho visto decollare l'iPhone. Adesso saranno tutti cagati sotto perché non ci sono più. Saranno io sia caduto. End of flashback. Come avete visto, ho girato il manubrio per fare il tornante e niente, era lì e tipo è stato lanciato. Ha fatto varie piroette. E vabbè, al telefono non è successo niente, si è rotto il cavo del caricatore dentro nel foro del telefono, e però cioè affidabilità veramente poca. Di pro, questo coso 6 euro aveva che il telefono, essendo dentro molto morbido nel supporto, non prendeva vibrazioni, comunque ne prendeva poche perché saltava il telefono e quindi cioè non era una vibrazione diretta, era più sballottato. Che però gli fa meno male in realtà. Quindi questa è stata l'esperienza lì. E poi dopo che è successo così sono andato a cercarne un altro, sempre su AliExpress, perché non volevo spendere tanti soldi. Il problema di chi poco spende è che poi in realtà fa danni. E adesso vi spieghiamo perché fa danni. Come vedete qua non c'è niente per smorzare le vibrazioni. Cioè è tutto metallo, a parte questo robo in gomma per non rovinare il manubrio. È tutto metallo e quindi qualunque vibrazione arriva dall'asfalto finisce nel telefono. E qua apriamo una parentesi. Cosa succede quando le vibrazioni arrivano a un telefono? Perché ci sono due tipi di fotocamere. L'una quali sono? Digitale e... Ah, cos'è l'altra? Vabbè. No, sai perché te l'ho chiesto? Perché poi i fans dicono: ma com'è che parli sempre tu nei video? Ecco, questa è... Perché io sono ignorante. Questa è la spiegazione. Nel senso che ignoro tutte queste cose, capito? Sì, sono roba un po' da nerd in realtà. Quindi lei non è che si è inserita da poco in questo mondo dei nerd. Prima era più nel mondo tipo le farfalle. Allora, ci sono due tipi di fotocamere nei telefoni, quelle con lo stabilizzatore ottico e quelle con lo stabilizzatore digitale. Vedi che un digitale c'era? Sì. Peccato che non era quello che intendevi tu. Quindi, cosa vuol dire? Cioè, qual è la differenza? Che quelle con lo stabilizzatore digitale, in realtà all'interno della fotocamera non hanno parti mobili. Il secondo tipo sono gli stabilizzatori ottici. Cosa vuol dire? Che dentro alla lente ci sono dei corpi mobili, quindi che si muovono. E qual è il problema, secondo te, di questa roba che si muove dentro una lente? Che le vibrazioni gli fanno molto male, perché sono molto delicate. Cioè, man mano che si va avanti negli anni, le fotocamere e telefoni diventano sempre più belle, ma diventando più belle diventano anche più sensibili. Tutte queste vibrazioni possono danneggiare gli stabilizzatori ottici. E quindi so di tante persone che prima che Quadlock introducesse lo smorza vibrazioni hanno avuto problemi con le fotocamere dei telefoni. Cioè, ma tante persone, a cui soprattutto su iPhone, si è rotta la fotocamera. E anche a me, con questo coso di AliExpress, nel 6S si è rotta la fotocamera. Il 6S che non era tanto delicato, perché comunque aveva una fotocamera, diciamo, un po' grezza, cioè era gli inizi della stabilizzazione ottica, ci ha messo un anno e mezzo a rompersi. Però se avete un telefono moderno con uno stabilizzatore bello, magari dopo due giri vi si rompe. Per quello che dovete assolutamente prendere lo smorza vibrazioni. Detto questo, non è detto al 100% che mettendo quello non abbiate problemi con le fotocamere. E questo è il motivo per cui vi consiglio, se cambiate telefono, avete un telefono nuovo eccetera, di usare il modello precedente. Cioè, se avete due telefoni, tipo uno di riserva, di scorta, di backup o qualunque motivo per cui abbiate due telefoni, non usate l'ultimo modello come navigatore, usate il modello prima. Penso di aver detto tutto. Luna, vuoi dire qualcosa tu? Non mi viene in mente nient'altro, sinceramente. No, andiamo giù in cantina. Quindi andiamo in cantina e vi facciamo vedere come si aggancia alla moto e il risultato finale. Venite con noi in cantina, al buio. A few moments later. Ciao fans, siamo in cantina. Non guardate lo scenario, eccetera, c'è un bordello. Tra l'altro... siamo riusciti a far entrare la mia vecchia moto senza sella. Senza sella qua dentro. Sì, no, perché spieghiamo, la sella in realtà è da Borsati Selle, che deve rifare anche questa, oltre alle due dell'MT-09.
Tra l'altro vedrete un video dedicato anche a questo argomento che faremo insieme a lui, perciò al momento è senza sella ed è qua stipata in cantina. Comunque siamo qua per farvi vedere in realtà quanto è semplice mettere quadlock sulla moto e qual è il risultato finito. Il 390, come vedete, ha la piastra che chiude lo sterzo, che non lascia spazio per mettere niente qua, quindi il supporto qui non può essere messo, ovviamente, visto che c'è questa. Mentre sulla 09 è fatto diverso, ovvero le piastre non hanno questa parte centrale, perciò l'abbiamo messo in un altro modo, che vi facciamo vedere dopo. Mentre qui dobbiamo metterlo da questo lato, di qua c'è già il supporto per mettere GoPro, 360 e tutto il resto. Quindi lo mettiamo di qui, e lo snodo serve appunto per portare il telefono in centro al manubrio, perché se non l'avessimo messo il telefono sarebbe rimasto qua di lato, e secondo me è più scomodo e si vede meno bene mentre si va in moto. Quindi fissiamo la vite, quindi in realtà basta trovare il punto in cui si aggancia, che è questo, lo agganciate. Vi dicevo di non stringere la vite del tutto, perché la cosa da fare, adesso in questo momento qua non c'è la sella, perciò non mi siedo lì che è tutto sporco, però raddrizzando il manubrio dovreste vedere l'inclinazione a cui volete tenerlo. Perciò se stringete tutta la vite poi non riuscite più a inclinarlo nella maniera che volete. Luna, visto che poi sarà la tua per quest'anno questa moto, questa inclinazione qua può andare bene? Lo vuoi meno inclinato, più inclinato? Così va bene. Così va bene? Stringiamo il dado? Quindi una volta fissato il telefono rimane così. A me sembra super centrato. Vedete che non si toglie. Per toglierlo dovete tirare in giù la levetta che è sotto, lo ruotate e viene via. Tac. Per metterlo... Tac. Tacchino. Poi una volta che si prende la mano su come metterlo e toglierlo, veramente un attimo. Basta solo centrare il buco. Quindi vedete che il telefono ha tutto questo movimento, questo gioco, in realtà è normale ed è proprio l'antivibrazione che lo fa muovere. Tutto questo movimento qua, quando andate in moto, cioè praticamente assorbe le vibrazioni, e questo dovrebbe impedire, però usate sempre un telefono vecchio, la fotocamera di rompersi. Ci spostiamo in garage, dove c'è un po' meno bordello, e vi facciamo vedere come sta sull'MT-09. Ci siamo spostati in garage, c'è un po' meno bordello qua, però non potendo chiudere la basculante, se dovesse arrivare qualcuno dobbiamo, che poi la gente ci guarda male, già non ci salutano però vabbè, non è colpa nostra, la gente è strana, non saluta comunque. È vero, Luna, cioè incontro vicini nuovi, ciao, mi guarda con la mascherina in silenzio, va avanti, a me non ti saluta, rispondi. Vabbè, non so l'educazione che gliel'ha insegnata. Problemi non gliel'hanno insegnata probabilmente. Comunque sulla 09, come vi dicevo, lo sterzo non ha la piastra tutta collegata, ma sono due pezzi distinti, quindi si può mettere quadlock direttamente qua in centro e non di lato per poi metterla prolunga, quindi viene già in centro al manubrio. Ho fatto aggiungere la presa USB, così si può caricare il telefono mentre si va, e anche qui basta fare così, che quindi rimane perfettamente centrato sulla moto, e soprattutto mettendolo in orizzontale, come vi dicevo, non va a coprire il quadro strumenti, e quindi così è perfetto. Poi si clicca la leva, tac, si sgancia. Bene, possiamo tornare in soggiorno per chiudere il video. Giusto per farvi vedere Luna che mi fa luce con la torcia da speleologa in testa. E la passata Mutti. E la passata Mutti per fare la pizza. Tutto molto bello. A few moments later. Bene, vi abbiamo fatto vedere anche come si aggancia il telefono sulla moto e qual è il risultato visivo finale. Quindi per questa recensione è tutto. Speriamo di essere stati il più imparziali possibile, ma penso proprio di sì. Ragione per cui probabilmente Quadlock non ci regalerà più nient'altro. No, io ci tengo a essere trasparente, onesto, e non è che perché un'azienda ci omaggio di qualcosa dobbiamo fare i ruffiani. Noi diciamo le cose come stanno, anche perché siccome ci mettiamo la faccia, se poi qualcuno si rovina la fotocamera, dopo se la prende con noi. Noi vi abbiamo avvisato di usare il telefono vecchio,
Poi, se volete usare quello nuovo, è a vostro rischio e pericolo. Molto probabilmente non gli succederà niente, visto che questo sistema, chi lo sta usando, mi ha detto che al telefono non gli è successo niente. Ho parlato con più di una persona. Però io comunque, nel dubbio, vi sconsiglio di farlo. Quindi per questo video direi che è tutto. Adesso che ho istruito Luna, nel prossimo video probabilmente farà lei scuola, giusto? Sì, sì, certo. Ecco. E adesso di la frase che ti ha resa famosa. Ciao fans! Che vuoi? Niente. Mi sei quello? Sì. Ah. Tra l'altro c'è il cerchio LED che ha formato un cerchio intorno alla tua testa. È perché ha capito anche la luce che metto sul portale. Ah, è un effetto fighissimo, sembra un filtro fatto apposta.